Essendo controllati dal Spar Austria e da Aspire Management AG Svizzera, ovviamente abbiamo adottato nel 2006 il modello organizzativo, il codice etico all'interno dell'azienda ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001. Per cui ci siamo necessariamente strutturati per avere un organo, diciamo, di vigilanza e controllo interno e di dare trasparenza a tutto quello che è il rapporto e il mondo degli appalti con i nostri soci. Detto questo, ci siamo strutturati con un ufficio di circa 6 persone, perché poi ci sono persone che seguono anche altri, diciamo, ambiti a tempo perso. E ci siamo organizzati con una qualificazione dei fornitori, perché abbiamo creato un sistema informatico sostanzialmente banalissimo, un indirizzo di posta elettronica dedicata a tutti i fornitori che quotidianamente ci mandano richieste di collaborazione o di presentazione. Facciamo una selezione a campione in base alla tipologia delle lavorazioni che ci interessa. Facciamo ovviamente delle verifiche di tipo amministrativo-finanziario della società prima di incontrarle, perché al giorno d'oggi mi sembra del tutto necessario. A quel punto procediamo con delle verifiche relativamente alle contribuzioni, per cui regolarità contributiva, INPS, INAIL, LEX, DM10, UNIEMS, F24 e quant'altro. Verifiche standard in qualche modo. Sì, per noi ormai sono diventate standard, ma Anche penso da per la voi. maggior parte di tutti, perché sostanzialmente senza questi documenti non si lavora neanche per una semplice DIA, per cui ritengo siano ormai all'ordine del giorno. Fatto questo, invitiamo il fornitore in azienda, lo conosciamo, capiamo di che cosa si tratta, per sperimentare e capire se parliamo di una convenienza o se può esserci una futura collaborazione, solitamente proponiamo di formularci un'offerta su un lavoro già realizzato, ovviamente il fornitore questo non lo sa, quindi gli diamo il layout del punto vendita a seconda della tipologia della prestazione da realizzare, diamo il nostro capitolato tecnico e vediamo come risponde il fornitore. A quel punto, se vediamo che il prezzo può essere interessante, cominciamo una trattativa per delle lavorazioni, diciamo, da farsi. Su 30 realizzazioni all'anno noi sperimentiamo almeno un 10% dei negozi con nuovi fornitori, per cui diciamo con 3 punti vendita sostanzialmente, ciclicamente, vengono inseriti su fornitori già accreditati e con i quali abbiamo dei contratti quadro ormai pluriennali, inseriamo dei nuovi fornitori sostanzialmente per prima di tutto avere un parco di fornitori più ampio da poter gestire, perché i negozi sono sempre di più, per nostra fortuna. E la seconda cosa per turbare un po' i mercati, quindi il fornitore che già con noi lavora da qualche anno e si sente ormai arrivato e seduto, ogni tanto ha bisogno di una iniezione di adrenalina, soprattutto sull'aspetto commerciale. Facciamo realizzazioni in meno di 3 mesi ormai. Se dobbiamo costruire un fabbricato da zero, avendo un campo verde e sperando che l'amministrazione ci dia una mano con le autorizzazioni edilizie, apriamo un ipermercato da 5.000 metri in 9 mesi. Quindi vuol dire che i tempi sono strettissimi, quindi vuol dire che devi avere delle squadre di fornitori consolidate e che soprattutto lavorano bene insieme. Già avere fornitori che non vanno d'accordo in cantiere significa solo perdere tempo, gestire problematiche interne, contenziosi contrattuali, soprattutto posticipare l'apertura del punto vendita. Il fatto di avere dei fornitori già controllati e verificati mi permette, come stiamo facendo in questi giorni, di mettere a tavolino già la panoramica degli appalti per l'anno 2012. Quindi significa che abbiamo già fatto delle gare gli anni scorsi o nei mesi scorsi, mettendo in competizione i fornitori. Abbiamo selezionati quelli che ci interessano e senza ripetere ulteriori gare di volta in volta, che sono una perdita di tempo. Andiamo in consiglio di amministrazione e diciamo per l'anno prossimo questo è il pacchetto dei lavori, questi sono i fornitori che abbiamo selezionato. Fornitori selezionati saltano la gara perché sono certificati. Assolutamente sì, e abbiamo fatto poi delle policy interne per cui un fornitore non può avere più del 50% del fatturato sulla lavorazione specifica e questo garantisce un po' di equità diciamo, tra tutto il parco dei fornitori. Volevo domandarle se poi alla fine il criterio di aggiudicazione è un criterio, diciamo, comunque a prezzo più basso, offerta economicamente più vantaggiosa, cioè qual è il criterio poi alla fine in base al quale. Dopo mi presento, Dipende dalla tipologia dei lavori, per cui in alcuni casi se parliamo di impianti tendiamo ovviamente a portare il prezzo più basso conoscendo la tipologia degli impianti che andiamo a realizzare e il fornitore che per noi li realizza da diversi anni. Per
abbiamo 10 fornitori di impianti, per cui diamo un giro a questi 10 fornitori e di conseguenza, conoscendo bene le strutture, andiamo ovviamente al prezzo più basso. Per quanto riguarda i lavori edilizi, a volte mi scontro con delle difficoltà, per cui non è il prezzo più basso a vincere, tendiamo a prendere l'offerta economicamente più vantaggiosa. In che termini? Prezzo e rispetto dei tempi e velocità nell'esecuzione dei lavori. Talune volte inseriamo nei contratti le famose clausole di premio di accelerazione che vanno di pari passo con le penali abbastanza elevate che sostanzialmente andiamo ad inserire. Quindi non è detto nell'edilizia che andiamo a prendere il prezzo più basso.